L'epilessia dell'età evolutiva sono un insieme molto eterogeneo di forme diverse, sia per l'età d'esordio che per l'eziologia, che per le manifestazioni cliniche con cui si manifestano. Alcune di queste forme, come per esempio le epilessie focali autolimitantesi o l'epilessia mioclonica dell'infanzia, sono destinate a guarire spontaneamente entro l'età dello sviluppo. Molte altre forme, viceversa, pur esordendo in età infantile e adolescenziale, sono destinate a persistere nell'età della giovinezza e dell'età adulta e necessitano pertanto di un'adeguata transizione. Sostanzialmente, gli scenari possibili per la transizione sono tre. Il primo, quello in cui l'epilessia è caratterizzata unicamente dalla ricorrenza delle crisi, che possono essere più o meno controllate dalla terapia farmacologica in assenza di altre problematiche di ordine neurologico o di altre comorbidità. Un esempio, la sindrome di Hans, in cui ci possono essere problematiche legate alla gestione della terapia, problematiche di natura psicologica e poi tutte le problematiche connesse al fatto di vivere con l'epilessia e sono forme molto ben conosciute dal neurologo e dell'adulto. Un altro scenario è viceversa costituito da epilessie sintomatiche o di malformazioni cerebrali o di malattie genetiche o le encefalopatie epilettiche dello sviluppo, sono queste forme farmacoresistenti e gravate per lo più dall'associazione di disabilità varie sul piano cognitivo, neurologico, dalla presenza di disturbi comportamentali. Sono quadri che si modificano nel corso dell'evoluzione, non solo per quanto riguarda le crisi, ma anche riguardo alle comorbidità che spesso troviamo associate. Queste forme, quantomeno nella loro evolutività, sono meno conosciute dall'epilettologo dell'adulto, necessitano di una presa in carico più globale, di un approccio multidisciplinare e richiedono un percorso di accompagnamento molto più lungo e complesso. E in questi casi non va dimenticato che la transizione interessa non solo il paziente, ma anche i caregivers. Il terzo scenario è viceversa costituito da quelle forme di epilessia non ben definite che esordiscono in età infantile, ma che per una serie di motivi, quali per esempio l'età di insorgenza, piuttosto che la presenza di lunghi periodi di benessere o la non chiara definizione, caratterizzazione delle crisi, rimangono non ben definite. In questo caso, il momento della transizione con l'epilettologo dell'adulto è anche un momento molto importante per la puntualizzazione diagnostica. Il processo di transizione, quindi, è un processo che può essere estremamente diverso in funzione di quelle che sono tutte queste diverse situazioni e passerei la parola al dottor Villani che ci dice qual è il punto di vista dell'epilettologo dell'adulto. Grazie, buongiorno a tutti. Credo che la professoressa Darra abbia già riassunto in maniera molto chiara quali sono i punti fondamentali della transizione. Certamente la transizione richiede due componenti, che è quella infantile, naturalmente delle cure pediatriche, e quella dell'adulto. Ovvero la transizione comprende un trasferimento, diciamo così, organizzato del paziente dalle cure pediatriche alle cure dell'adulto, cosa che non è, come abbiamo già visto, così immediata e facile come potremmo immaginare. In generale, le cure dell'adulto sono meno organizzate, richiedono quindi una presa, diciamo la presa in carico globale richiede uno sforzo da parte dei neurologi dell'adulto e degli epilettologi specifico. E credo che il centro epilessia sia il punto migliore perché ciò avvenga, per evitare appunto inadeguatezze nella gestione globale di questi pazienti, alcuni dei quali presentano appunto patologie che sono normalmente viste anche dall'adulto e che richiedono una presa in carico globale meno cogente, ma in molti casi invece richiedono una presa in carico che prenda in considerazione non solo gli aspetti più squisitamente epilettologici, ma anche le comorbidità, in particolare le comorbidità,
psichiatriche, che non sempre il neurologo dell'adulto tratta con la stessa, diciamo, capacità e abitudine, più che capacità, abitudine del neurologo del bambino. Quindi ci deve essere naturalmente una organizzazione, un dialogo continuo proprio per far sì che questo passaggio sia perfettamente strutturato, perché se no si rischia di avere una serie di peggioramenti, diciamo così, nell'outcome non solo epilettologico ma anche psicologico e sociale, una inadeguata cura delle comorbidità, come già dicevamo. Credo che sia un momento estremamente importante, forse fino a non tantissimo tempo fa un po' sottovalutato, ma si sta lavorando ovviamente anche per raccogliere tutti i dati necessari per verificare e dimostrare quanto sia diverso un approccio strutturato rispetto a un approccio più casuale. E con questo io penso che abbiamo terminato il nostro tempo e vi ringraziamo per l'attenzione.